Casa Taverni. Oggi giornata davvero impegnativa. Fa un po' freddo, un bel po' freddo, e tira un sacco di vento. Ma l'Apis e Ragù proprio non ne vogliono sapere di stare a casa. Però oggi faranno le brave e si farà una piccola sessione d'addestramento. E poi si cucinerà qualcosa da mangiare. Intanto vi faccio vedere il bellissimo panorama che ammiriamo tutti i giorni da Casa Taverni. La vallata Aretina e il nostro paesaggio meravigliosamente innevato. Ecco qui Casa Taverni. Andiamo dentro che è freddo, va? Eccoci, siamo in casa visto che fuori imperversa la bufera. E ora io e Lapis vi facciamo vedere due o tre esercizietti che abbiamo imparato, visto che la cinofilia è una mia grande passione e avendo un po' di tempo adesso a disposizione gli dedichiamo spazio e magari chissà può essere anche un'idea per voi insieme ai vostri amici a quattro zampe per passare un po' di tempo. Sei pronta Lapis? Seduta. Terra. Sì. Qua. Twist. Giro, seduta, brava, 8, 9, seduta, bravissima, gli diamo un boccolcino e uno anche al ragù che ha fatto la spettatrice sul divano. E ora si va a mangiare. Allora, per pranzo oggi abbiamo preparato le nostre tagliatelle di Casa Taverni con un sugo di porcini che abbiamo fatto molto semplicemente con un soffrittino di scalogno e prezzemolo, i porcini salati portati a cottura e poi conditi con la pasta. I porcini in questo momento ovviamente non li troviamo freschi. Se volete, tendenzialmente si trovano adesso anche al supermercato surgelati, già anche cubettati, quindi ricetta veramente facile, gustosa e semplicissima. Io tengo un po' di acqua di cottura, la metto insieme ai porcini, che così le tagliatelle non si attaccano. Vado a scolarle. Le butto nella padella insieme ai porcini e le ripasso un po' sul fuoco che si insaporiscono ben bene. Poi per finire una spolverata di prezzemolo. E sono pronte per essere mangiate. Buon appetito!